carissimi lettori di contig.news, carissimi amici degli account social Facebook Emanuele Dandolin Contigi News, Ema Dandolin Contigi News, Instagram contig.news.emad, bentrovati a questo nostro appuntamento per la rubrica Agora con l'assessore al comune di Biella, Barbara Greggio, che ci racconterà qualcosa di speciale. Siamo in questa bellissima location del Parco della Borcina, a Pollone. Quindi, bentrovata Barbara, bentrovata assessore. Grazie, direttore. Quali sono le attività in ambito turistico e non solo che in questo periodo come assessore hai svolto e hai intenzione di svolgere come sempre al servizio della comunità biellese? Allora, proprio 15 giorni fa sono stata a Stresa in occasione della candidatura delle isole Borromée come patrimonio heritage UNESCO. Quindi in quella sede ho preso accordi con l'associazione albergatori di Stresa affinché si apra una collaborazione per la vendita dei pacchetti turistici col binomio lago e montagna. Per loro sfortuna hanno avuto questo problema col Mottarone, tuttavia noi invece abbiamo da abbinare a un patrimonio artistico, quindi penso per esempio agli archivi tessili. È piaciuto molto il tema che noi stiamo patrocinando, che stiamo proponendo in tutta Italia come UNESCO, che è il tema degli archivi tessili, del patrimonio e della cultura del tessile. E quindi abbiamo preso accordi affinché gli operatori possano iniziare a fare pacchetti turistici congiunti, in particolare ho preso accordi anche con i nostri consorzi biellesi, con Federalberghi, per proporre soprattutto al mercato del Nord Europa, quindi penso per esempio all'Olanda, alla Germania, all'Austria, alla Svizzera, ma anche alla Francia, che è fruttore sia del nostro patrimonio turistico sia del patrimonio del distretto dei laghi, proposte congiunte, di modo da poter incanalare il flusso importante, perché ricordo che il distretto dei laghi registra quasi 3 milioni di presenze all'anno e 3 milioni di pernottamenti. Per noi è un rapporto che direi, ahimè, 1-10 a loro favore. Quindi sarebbe decisamente interessante convogliare questo importante flusso turistico dei laghi verso il nostro territorio, e questa è una prima azione. Altra azione importante, stiamo per concludere, stiamo andando avanti con i lavori per il sito del turismo Visit Biella della città di Biella. Il lavoro è molto lungo perché bisogna scandagliare i contenuti turistici, gli itinerari, le tematiche, vanno fatte le traduzioni in lingua inglese, vanno messi a posto i contratti con la privacy. Però insomma entro sicuramente per l'estate saremo pronti e finalmente anche la città di Biella avrà un proprio sito turistico, una propria app turistica in lingua italiana e in lingua inglese, di modo che tutti i turisti possano fruire di quel meraviglioso patrimonio che è la nostra città. Ultimo ma non ultimo, stiamo lavorando con le città alpine per far diventare il marchio proprio città alpine un marchio turistico, un marchio che ha un valore particolarmente importante, perché città alpina significa aderire alla sostenibilità. E che cosa vuol dire la sostenibilità del territorio? Vuol dire cercare di avere cura del proprio patrimonio alpino, quindi vuol dire tutelare la flora e la fauna, vuol dire pensare anche a raccolte di differenziata per tenere pulito il territorio alpino. Vuol dire promuovere l'outdoor con azioni che tengano conto della salvaguardia dell'ambiente da parte dei turisti, perché il turismo a cui noi aspiriamo non è un turismo di massa, ma è un turismo che è attento, che non lascia rifiuti nell'ambiente, che rispetta gli animali che incontra, che rispetta anche, come oggi, il parco meraviglioso che ci accoglie e che quindi ne deturpa solo l'immagine con le foto. Ecco, ultima domanda come spot life, mettiamolo. Secondo te quali proposte offre il biellese per chi viene da fuori, ma anche per noi amanti del nostro territorio? Noi abbiamo la fortuna di essere molto ricchi.
abbiamo prima di tutto un patrimonio naturale, un patrimonio che è quello che noi proponiamo nelle destinazioni turistiche, nelle mete di outdoor. Quindi prima di tutto oggi siamo in un parco e non a caso, quindi il nostro territorio offre proprio il Parco della Bucina, offre vicino a noi anche tutta la bellissima e straordinaria natura morenica, penso anche alla Bessa, penso anche all'Oasi Zegna, penso alle baragge che sono dei patrimoni unici e straordinari, offre cultura. Proprio in questi giorni c'è una spedizione geologica a Europa che sta studiando l'unico minerale che ritroviamo proprio in tutto il mondo Europa, che è la mucronite. Ricordo la linea insubrica, la famosa faglia della zolla europea che combacia e coincide, si vede anche dalla Val Sessera ad occhio nudo per la differenza del colore proprio della vegetazione che abbiamo dalla Val Sessera, per cui anche il patrimonio geologico è assolutamente fondamentale e importante, ma non solo quello, parliamo di cultura, abbiamo il Museo dell'Arte, il Museo dell'Arte Contemporanea e anche l'arte antica, il Museo del Territorio, abbiamo Città dell'Arte, stanno anche nascendo, abbiamo la Galleria Woolbridge che è un'altra galleria, un centro d'arte contemporanea che si sta sviluppando in città. Abbiamo le mostre, abbiamo un fiorire di mostre, abbiamo anche proprio tra 2 settimane l'apertura di mostre legate all'UNESCO, quindi alla cultura tessile, al kilt, mostre legate alla lana, quindi laddove andiamo a sposare l'artigianato d'eccellenza con la visita turistica. Direi che ne abbiamo parecchie, certo. Stanno sorgendo anche, e quest'anno è stato anche l'anno dei cammini, abbiamo un'esplosione di turisti che occupa tutte le nostre strutture ricettive per i cammini, stanno sorgendo anche importantissimi percorsi itinerari legati al cicloturismo, certo. Le bici sono fortemente in espansione e grazie al cielo il territorio, dalle mountain bike alle gravel, alla stradale, offre numerose possibilità e questo è decisamente una leva, una tu che viene apprezzata non solo dal turismo di prossimità domestico ma da tutti gli stranieri e provenienti da tutta Europa. Bene, ringraziando quindi l'assessore, nostra supporter friend Barbara Greggio, ci diamo appuntamento a un prossimo incontro. Grazie.